dopo il festival dei jingle entriamo noi da Assaggio di Vini per una parte diciamo molto artistica, l'arte per eccellenza qui ad Assaggio di Vini. On Earth. Qui con noi abbiamo... presentiamo un film, un cinema in anteprima per Assaggi di Vini. E con cosa lo presentiamo, Michele? Lo presentiamo con il suo regista che ci sta ascoltando, ma vogliamo dire anche il titolo di questo film? Diciamo. I giorni della vendemmia. Il giorno della vendemmia, un titolo che ci sta sulla nostra trasmissione come il calcio sui maccheroni. Come Boostrang con i lacrime di Moro d'Alba. E con cosa lo presentiamo? E con cosa lo introduciamo questo film? Lo introduciamo con col trailer. Con un trailer. Quindi andiamo con il trailer. Il trailer, insomma, trailer. Sì, sì, figlio. Che leggi? Ah, Tondello. È un gran scrittore. Ma anche un gran frocio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato. Hai già scopato? Perché non me l'hai detto prima? Perché avrei dovuto, scusa? Perché è mio fratello. Non sembravi tanto fratello. Appunto. Un uomo aveva due figli. Dopo scuola andrei via come lui? No. No, io no. Non sono come lui. Mi interessa. Che sei un comunista dimostrato. Come si sta bene qui? Strani voi cittadini. Vi piace tanto la campagna, poi non ci restate mai. Ecco qua, tornate ad Assaggio di Vini con... I giorni della vendemmia. Marco Righi, regista di questa, ecco, di questa opera, classe 83, allora abbiamo qui al telefono. Con noi. Ciao Marco. Ciao a tutti. Ciao. Marco Righi. Grazie per partecipare ad Assaggio di Vini e noi siamo la trasmissione fatta per te. In questo momento siamo la tua trasmissione. Parlaci di questo, i giorni della vendemmia. Perché i giorni della vendemmia? Ma i giorni della vendemmia è un film che è nato qui in Emilia. Io sono di Reggio Emilia, la produzione del film è reggiana ed è la storia di un adolescente nella provincia appunto emiliana dei primi anni '80. I giorni della vendemmia è un titolo così in prosa che ho voluto espressamente, insomma, lasciarlo in prosa, diciamo, perché tutti questi accadimenti, insomma, è la storia di formazione di questo adolescente che vive in questa cascina, insomma, rurale appunto dell'Emilia, avviene proprio in quei giorni che sono, non a caso, insomma, i giorni del raccolto e quindi i giorni della vendemmia. Quindi una storia di ragazzi che vive in un ambiente dove è molto caratterizzante il territorio, insomma, no? Tu volevi dargli una firma con questo momento, con queste giornate. Ma sì, la storia è quella appunto di Elia che vive appunto nei primi anni '80, l'anno preciso è 1984. Elia vive ancora con i genitori, un padre che si chiama nel film Viglian, che è interpretato attorialmente da Maurizio Tabani, che è un attore, insomma, di teatro italiano abbastanza storico, recentemente ha recitato anche nel film di Marco Tullio Giordana, l'ultimo film che ha fatto appunto sulla storia, insomma, di Calabresi, ecco, romanzo di una strage. E
che però nel mio film invece è un marxista molto convinto, è scritto al PC a soli 3 mesi della scomparsa di Enrico Berlinguer, di cui apro una piccola parentesi, insomma sì. Anche dalla RAI abbiamo avuto le ultime immagini, siamo riusciti a ottenere le ultime immagini del comizio di Padova. Ah. Poi però dall'altro canto vive anche con una madre che invece è molto cattolica, ecco, quindi c'è questa sorta di dualismo, insomma, tipo un po' la Peppone e Don Camillo, cioè in senso, sì, però in casa. Quindi fa molto romagnolo, fa molto emiliano romagnolo proprio. No, infatti le dinamiche, le logiche probabilmente poi che ne escono sono anche senza dei tratti così, diciamo, caricaturali, però sono e appartengono totalmente, insomma, alla nostra regione. E dopo c'è questo fratello anche che torna invece dall'Europa, che invece è un 77enne, e quindi la metà film insomma rientra, ma è soprattutto la storia di Gioia Endemia, di questo incontro, cioè di Elia con Emilia, che è interpretata invece nel film dalla Vigna Longhi, che dalla città arriva in campagna ed è come una piccola rivoluzione nell'ordine della quotidianità dell'adolescente di provincia. Poi ti dici una frase, no? Dove siete strani voi della città, ve ne andate via, poi come continua? Siete stati voi cittadini, amate molto la città, però scusate, amate molto la campagna, però poi tornate sempre via, sì, tornate sempre in città. Beh, per questa è una cosa abbastanza reale, che io essendo nato poi qua in provincia, insomma, di Reggio Emilia, in realtà tra le province di Parma e di Reggio Emilia, è una frase che io ho sentito spesso. Ecco, forse se ne è un po' un luogo comune, però forse qualcosa appartiene anche secondo me alla realtà, ecco, di certi, insomma, che abitano nei centri urbani, che d'estate semmai si vanno a fare i loro viaggi, insomma. Sì. Quindi diciamo c'è una caricatura, comunque c'è anche una biografia un po' di te, insomma, e un po' anche di ciò che della gente che ti è attorno, insomma. Ma insomma, il giorno della vendemmia non è una storia autobiografica, sì, no, certo, è una storia comunque che è personale, ecco, forse guai se non lo fosse, ecco, dico spesso, proprio perché penso che una persona, un autore, in questo caso io mi sono cimentato nell'opera prima, quindi il mio primo lungometraggio in assoluto, prima ho fatto solamente un documentario e alcuni cortometraggi, però penso che fosse, insomma, per me prioritario e fosse un'esigenza, proprio perché non ho vissuto, ecco, io sono del 1983, la messa in scena del film, quindi filmica, è solamente un anno successivo, l'84, quindi io avevo un anno, ecco, nell'84 fondamentalmente, quindi non posso essere nostalgico anche di quel periodo, però sì, mi interessava proprio quegli anni per tanti influenti, per un'influenza sociopolitica che c'era, per appunto prima ho citato Enrico Berlinguer proprio perché mi interessava anche l'aspetto politico, insomma, documentarista della cosa, ma sì, per andare anche a lavorare sulla scrittura, insomma, della sceneggiatura, anche sul padre, di alcuni aspetti, insomma, ermetici del padre, e poi anche per le influenze musicali e non ultime anche quelle letterarie di Pier Vittorio Tondelli, che insomma è uno scrittore di cui da poco è ricorso il ventennale, insomma, la scomparsa nel 1991, e che è abitato, insomma, in un paese molto vicino al mio che si chiama Correggio. Beh, ricordiamo che questo film qua è in proiezione, sarà in proiezione qui giù in Romagna a Sant'Arcangelo il primo di giugno, il venerdì alle 21:30 al teatro Supercinema, e poi sarà in giro per tutta Italia. Ecco, dove lo possono trovare i nostri telespettatori che ci stanno guardando un po' da tutta Italia, Marco? Questa è una bella domanda, no? Nel senso che la genesi insomma, produttiva e distributiva dei Gioia Vendemmia è abbastanza complessa, perché non ci nascondiamo, insomma, noi siamo un film indipendente e è un film, ricordiamo, alla casa di produzione, che ierà di Simone Malagoli, che è la mia produttrice. Quindi, essendo film indipendente, abbiamo pochissime copie, onestamente ne abbiamo 4, 5, fantastico, insomma, un numero veramente ridotto in pellicola. Poi ricordiamo 14 giorni per girarlo. Cioè, quindi sì, low budget, però no, assolutamente, poi senza finanziamenti pubblici, nel senso, questo ci tengo anche a dirlo, non tanto per creare, però perché, insomma, penso che sia giusto, ecco, noi
ci siamo messi lì, abbiamo cercato anzi di andare a bussare alle porte anche alle persone, anche agli sponsor privati, alcuni siamo riusciti a ottenerli, per questo siamo riusciti anche ad andare poi in pellicola. Però ecco il discorso distributivo, noi siamo usciti in Emilia il 24 febbraio, abbiamo fatto Modena, Reggio Emilia, Bologna, abbiamo fatto varie città, anche a Romagna, Ravenna, Rimini. Però saremo in Italia, saremo a Milano, saremo a Torino, ancora con delle date da definire, però sì, invito tutto di andare sul nostro sito, esatto, che è www.ilgiornodellavendemmia.it, e siamo anche su Facebook, proprio perché siamo in definizione di alcune date che saranno tra brevissimo. Ricordiamo, ecco, che questo film ha vinto diversi premi, come anche come rivelazione anche su diversi premi cinematografici, esatto, e sarà proposta anche per il Golden Globe italiano, insomma. Beh, per l'estero, sì, diciamo, si chiama il Globo d'Oro della stampa estera, che non è nient'altro che alla fine che la stampa estera accreditata, diciamo, sul suolo italiano, che giudicherà appunto una sfilza di lavori che sono stati selezionati, ecco, per il 2012, e tra cui anche con grande sorpresa da poco abbiamo saputo di essere in concorso, e questo ci fa molto piacere, perché è un piccolo caso, perché noi, come stavate appunto giustamente accennando prima, abbiamo girato un film in 14 giorni con una sola location a disposizione e con non più di 5-6 attori, insomma, 3 comparse, e quindi è proprio quasi artigianale, ecco, da dire questo film. Guarda, io ho visto pochi giorni Romeo and Love, che era una marchetta dietro l'altra di Woody Allen, per carità, Woody Allen, però lascia perdere, insomma, meglio questi film, andatelo a vedere. Ormai, esatto. Questi anni, Woody Allen. Okay. No, mi fa molto piacere. Con questo intervento di Michele ci siamo catturati tutte le ire di Woody Allen, soprattutto dei suoi avvocati, che ci verranno a far visita sicuramente. Ma sì, tanto che ce ne frega, va bene. L'importante è parlare di noi, insomma. L'importante è che si parli di noi, nel bene e nel male, che si parli di Assaggi Divini. Esatto. Marco, noi ti ringraziamo per aver partecipato ad Assaggi Divini. Invitiamo tutti i nostri telespettatori a recarsi a Sant'Arcangelo di Romagna, a Teatro Super Cinema, dicevi? Super Cinema. Quando? Alle 21.30 venerdì 1 di giugno. Esattamente. E poi successivamente potete vedere nelle vostre città quando ci sarà. Ecco, io vorrei sapere dove la posso vedere ancora, perché io il 1 di giugno sono in Russia. Cioè, sul nostro sito assaggidivini.it troverai anche le altre date. Perfetto, vedi come sì, si parla. Sì, no, l'altra data che sappiamo, che aggiungo, è solamente quella venerdì 25 maggio, vabbè, questa è a Vicenza, ma tra pochissimo saremo anche al Cinema Mexico di Milano e al Cinema dei Fratelli Marx di Torino, quindi, e poi forse anche a Firenze avremo anche la parte del Veneto tra Treviso e Venezia, quindi insomma siamo in definizione di diverse date. Quindi un plauso per te, un plauso per la Cineteca Comunale di Rimini, che ha scelto questo film come prima proiezione. Grazie, e quindi ti auguriamo buonissima fortuna, ci risentiremo presto, se ci sarai a Sant'Arcangelo magari ci vedremo lì. Certo, certamente. Benissimo. Grazie mille dello spazio che ci avete concesso stasera. Grazie a te Marco, ti salutiamo. Come stiamo salutando un po' tutti i nostri telespettatori di oggi e anche i nostri ospiti di oggi. In primis, che ce l'abbiamo qui con noi in studio, salutiamo Daniele Martiali, l'artista, il fornaio, ma soprattutto l'enorotico, il sovversivo, che inviteremo ancora più avanti. Sì, anche perché ci ha riempito di Bustreng e altri suoi prodotti, lo inviteremo ancora, quindi il nostro è assolutamente un invito interessato. Salutiamo e ringraziamo anche Stefano Mancinelli dell'omonima casa vinicola, e Marco Righi per il film I giorni della vendemmia che abbiamo appena fatto, e salutiamo anche Alessandro Baroni del ristorante La Chiacchiera. E con questo noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo sabato. Ma sì, e poi dopo quale sarà? Noi avremo comunque la degustazione fatta con i champagne, e poi dopo comunque ci rivedremo al prossimo presto, sabato. Quindi volta. Seguiteci sui canali 614 e 91 di Rimini News Rimini e di Icaro TV. E vi salutiamo. Ciao a tutti! Ciao! Ciao!